Spara una cannonata. Maestro e vince a un cuore vero. Siamo noi la voce della curva arancio-nero. Forza maestro e lo farai perché gli spati sono gremiti, crediamo solo in te. Maestro e vince a un cuore vero. Siamo noi la voce della curva arancio-nero. Forza maestro e lo farai perché gli spati sono gremiti, crediamo solo in te. Allora mister, una vittoria importante, anche meritata visto il volume di gioco fatto dalla squadra. Sì, mi sarebbe dispiaciuto a perdere proprio l'ultima in casa perché non lo meritavamo, insomma, abbiamo fatto una partita incredibile perché abbiamo avuto parecchie occasioni nel primo tempo. Poi nel secondo tempo si erano abbassati ulteriormente loro e ci hanno chiuso tutti gli spazi. Poi abbiamo preso gol sull'unico tiro, abbiamo fatto la partita perfetta, quindi mi sarebbe dispiaciuto, una grandissima reazione come sempre, come domenica scorsa. Molto bene perché le forze non sono quelle che sono ed è per questo anche che la prossima cambierò qualche giocatore perché è giusto così. Oggi c'era anche il caldo poi di mezzo, questa grande differenza di temperatura che ha stroncato molti. Sì, infatti dobbiamo un attimino rivedere e cercare di andare a Monza con delle forze fresche. Insomma, adesso avete la possibilità di giocarvi a Monza il proseguimento, insomma. Sì, sì, infatti quando vinci la prima del girone 3 è già una bella fetta di qualificazione, anche se comunque andiamo a Monza dove la squadra è forte, è la migliore difesa d'Italia, quindi è uno squadrone, non sarà semplice per quello che avremo bisogno di ragazzi che stanno bene. Io ho detto anche ai ragazzi siamo troppo forti, perché se vai sotto così con una squadra che ha vinto il campionato la rimonti in 10 minuti. È solo dimostrazione di essere una squadra matura e con grande carattere. Credo c'è questa la differenza tra noi e gli altri. Allora hanno giocato chiusissimi dall'inizio. Sì, forse sapevano che avevamo un ritmo maggiore rispetto a loro, però comunque sì, era una squadra con dei nomi importanti, ma penso che già al primo tempo si vedesse la differenza. Abbiamo sprecato qualche occasione, potevamo fare 2-3 gol. Poi in queste partite qua, vedi, secondo tempo loro vengono avanti, sono esperti e ti fanno gol, però credo abbiamo meritato di vincere nettamente. Gol molto importante quest'oggi per te. Sì, molto importante per me, per la squadra e dà una grossa mano per il proseguo di questo scudetto. Dai. Quando sei chiamato ad entrare tu assolutamente rispondi e rispondi bene. Sì, cioè, quando mister mi chiama in causa cerco di fare sempre il meglio e quest'oggi sono stato bravo e fortunato a crederci su quella palla di Zakin e niente, è andata bene, bene così. Il caldo vi ha un po' stancati, cioè c'è bisogno, effettivamente ha detto anche il mister, di forze fresche anche per la partita con il Monza. Sì, non lo so, insomma, adesso intanto noi sapevamo che loro erano chiusi e dovevamo avere pazienza a girare palla come tante volte quest'anno e ti ripeto, alla fine loro stanchi, noi stanchi, infatti le squadre si sono allungate e è andata bene, insomma sono contento, veramente contento e niente. Prendiamoci questi 3 punti e andiamo a Monza per vincere chiaramente. E dedico questa vittoria, a questo gol soprattutto alla nonna della mia ragazza che è da un po' che se n'è andata e dovevo fare questo gol molto tempo prima, però è arrivata, quindi è tutto per lei. È tutto per lei. Per lei, per la mia ragazza, per la sua famiglia e soprattutto per Anita. Senti, mercoledì 24 a Monza, quindi stadio bello, grosso, di quelli che invitano. No, io su questi stadi non ci ho mai giocato, per cui diciamo che con una sana ignoranza, tra virgolette, ci arrivo tranquillamente, per cui per me è una partita come le altre, sì, è una partita importante e sappiamo, siamo consapevoli di quello che può darci e chiaramente non abbiamo paura di loro e ce la giocheremo a testa alta. È importante comunque sempre l'apporto del pubblico, anche se è un giorno infrasettimanale. È lontano infrasettimanale, ma credo che insomma credo che i ragazzi ci saranno abbastanza. Comunque vada, credo che abbiano dato un contributo fondamentale e se verranno sarà bello, perché insomma credo sia grande lo stadio, credo. Però sì, dai, speriamo bene, speriamo vengano in più possibili e cerchiamo di vincere anche per loro. Farà una cannonata.
Maestre vince a un cuore vero, siamo noi la voce della curva arancio-nero. Forza maestre lo farai perché gli sfatti sono dei miti, crediamo solo in te. Maestre vince a un cuore nero, siamo noi la voce della curva arancio-nero. Forza maestre lo farai perché gli sfatti sono dei miti, crediamo solo in te.